Coinvolgimento dei nostri iscritti e dei nostri militanti, quasi diciamo una rarità in questo periodo. E che partita si gioca qui a Roma, non solo per Fratelli d'Italia ma proprio per la capitale? Si gioca una partita assolutamente fondamentale, sicuramente per Fratelli d'Italia, quindi affermare il principio che siamo il primo partito della città e da questo congresso costruire una piattaforma di rilancio per il governo della città. È anche una battaglia generazionale? No, assolutamente, non è una battaglia generazionale, anzi l'idea è proprio quella di costruire una sintesi intergenerazionale che metta a sistema le migliori competenze di questo mondo e le sensibilità che lo animano. Arianna Meloni ha appena detto che non è una capocrazia, è evidente che però non si è arrivati a questa giornata con una unica candidatura, quindi effettivamente è una segreteria contendibile e ci sono state, se non delle correnti, comunque delle divisioni. Sicuramente, è evidente, se arriva con due candidature, che cos'è una capocrazia? Non conosco il significato. No, lo ha detto Arianna Meloni. Quindi non è una capocrazia, diciamo, il fatto che ci siano due candidature è sintomo del fatto che a livello cittadino. Ma certo che si anima il dibattito, il confronto a livello cittadino. È successo anche in altre parti d'Italia. Questo ci rende semplicemente la dimostrazione di quanto questo partito sia vero, vivo e radicato sul territorio. PD, grazie. Le correnti sono sempre sinonimo di voler ostacolare la segreteria o mettere in dubbio il capo? No, ma nel mio vocabolario la parola sensibilità non è sinonimo di correnti, ne rappresenta il contrario, capito? Quindi quando parlo di sensibilità all'interno dei Fratelli d'Italia parlo della linfa vitale che innaffia l'albero, capito? Questa è la differenza. Lei sostenuto da Arianna Meloni e il ministro Lollobrigida, comunque è il candidato più forte, no? I candidati più forti si decidono dopo l'esito delle urne, quindi nel frattempo lavoriamo e continuiamo a lavorare per rappresentare l'idea di federazione che stiamo portando in questo congresso. Ho apprezzato il comunicato del ministro Lollobrigida, ovviamente mi lusinga, come le parole di stima anche pubblicate nei giorni precedenti di Fabio Rampelli, per cui questo significa quanto è sereno questo confronto odierno. Invece Arianna Meloni mi risulta che non abbia sottoscritto la mia candidatura e che faccia perfettamente il suo ruolo da super partes all'interno di questa dinamica. Le piacerebbe andare a Bruxelles? A me? Non conosco la strada. Grazie mille.